Eravamo sulle Orobie, stiamo sulle Orobie perché parliamo di snowboard, parliamo delle stazioni che meglio si prestano in questa disciplina nella Bergamasca. Vediamo un attimo questo filmato. Allora Cesare, siamo a Colere, che cos'ha Colere di così speciale per lo snow e quali sono le altre stazioni che tu consiglieresti a chi vuole avvicinarsi a questa disciplina? Ma Colere di speciale per lo snowboard ha la conformazione della montagna, il fatto che siano quasi esclusivamente seggiovie, di conseguenza è molto comodo, le piste sono larghe, non sono velocissimi gli impianti, però da un certo punto di vista può essere quasi un vantaggio perché non c'è tanta gente in pista, di conseguenza è difficile che si creino incidenti, visto che spesso ci sono magari anche dei conflitti tra snowboarder e sciatori per chi ha magari delle traiettorie leggermente diverse. È una località paesaggisticamente molto bella proprio per il fatto che ha comunque la Presolana, che è la nostra montagna più rappresentativa. A livello bergamasco, una località che fa parte della storia dello snowboard è sicuramente Foppolo in Val Brembana, perché è lì che è nato il primo snowboard club bergamasco negli anni 80 e è lì che hanno iniziato i primi bergamaschi ad andare in snowboard. Snowpark dove li troviamo? Ma snowpark adesso quasi tutte le località sono quasi obbligate a farlo, non solo per il discorso snowboard ma anche per lo sci, visto che sono comunque, c'è proprio una legge regionale che impone alle località che hanno più di un tot numero di impianti di dotarsi di un'area dedicata. E lo snowpark fondamentalmente in tutte le località bergamasche possiamo trovarlo, poi ci sono alcune località che lo tengono meglio e alcune che magari ci credono un pochettino meno. Da noi a Colere più che altro abbiamo una pista di snowboard cross che la utilizzano soprattutto i ragazzi dello Scalo Border Team, e poi la località è un po' uno snowpark naturale grazie a conformazione proprio della montagna. Certo. Emilio, il modo appunto creativo di affrontare la montagna. In una di queste declinazioni ci sta anche lo snowboard alpinismo, Cesare. Tu, oltre ad essere CT della Nazionale Snowboard, sei anche un atleta, affronti lo snowboard anche in prima persona. Hai vinto parecchie gare anche recentemente, magari guardiamo questa, una delle ultime gare. Che partenza da Crisolo con le ciastre ai piedi. Meno male che sono passati di alto, fa un po' fare. La finiamo. So if you chance to see her, we tell her it's alright. Cause everybody fights a tendency to snap. Sometimes it's not a matter of being brave. Guarda, bellissima. Poi io sono local. Porto i colori di casa. Cause noises in my house are terrifying. Two babies in the dark. Vanno troppo forte queste donne, non ce la faccio più. Perché? Perché è bello soffrire, soprattutto per la discesa. Qualche problema tecnico che stiamo facendo. Il percorso prevede il raggiungimento della cima del Monte Granè, scendendo poi in pista, affrontando una nuova salita e giù in picchiata fino al traguardo. Thank you.
prendersi il primo posto il vincitore della scorsa edizione, Giancarlo Costa e Cesare Pisoni. Che vengo a questa manifestazione, mi sono divertito parecchio, nonostante il tempo è stato organizzato veramente bene. Cesare, non era poi così recentissimo, ne vinte anche di più recenti. Sì, sì, questo... proprio domenica scorsa. Esatto. Eravamo sul Monviso, ma questo snowboard alpinismo cos'è esattamente? Ciaspole e discesa con la tavola, una specie di scialpinismo in pratica. Sì, le attrezzature che si usano per la risalita sono varie, nel senso possono essere utilizzati degli sciettini, quindi degli sci corti intorno a 90 cm, un metro, che danno l'opportunità di far scorrere la gamba invece che sollevarla ogni volta. Possono essere utilizzate delle ciaspole, oppure qualcuno utilizza anche le cosiddette split board, sono delle tavole divisibili in due in modo tale che sia meno peso sulle spalle. È una disciplina che sta incrementando tantissimo il numero di praticanti. Il CAI ha iniziato a formare gli istruttori nazionali di snowboardalpinismo e ci sono sempre più praticanti che lo stanno praticando anche a livello agonistico. C'è un circuito di Coppa Italia e quest'anno proprio i campionati italiani domenica 1 marzo saranno a Colare. Molto bene, allora guarderemo con attenzione ancora una volta a Colare.